Beh, il mestiere dell'architetto è un mestiere che non ha confini, è un mestiere che si plasma e anche le nostre carriere si plasmano, quindi le nostre esperienze all'estero sono poi frutto di questa capacità di potersi plasmare ed adeguare alle varie circostanze e situazioni che ci accadono nella vita. Personalmente posso dire che ho viaggiato dalla Malesia all'Arabia Saudita piuttosto che non con dei progetti in Svezia e fondamentalmente ho portato un po' in giro quello che era la nostra esperienza, la nostra filosofia, il nostro approccio alla progettazione e nel viaggio ho imparato esperienze nuove, oggettivamente ho potuto apprendere modi, stili di vita e metodi di pensiero completamente opposti a quelli che mi ero abituato a confrontarmi e fondamentalmente il fare l'architetto all'estero è una grande opportunità di poter crescere e ampliare i propri orizzonti fondamentalmente, oltre a poter portare la tua esperienza in altre realtà che magari hanno bisogno e si vogliono confrontare con un progettista italiano. Sul trovare nuovi mercati penso che basta fondamentalmente seguire lo sviluppo dell'economia. L'architettura segue sempre, d'altronde è molto legata anche alla parte economica, bisogna investire per fare architettura, bisogna investire ancora di più per fare della buona architettura dal punto di vista qualitativo. Quindi un po' si segue anche la parte economica, lo sviluppo economico del mondo e non peraltro tutti ci stiamo spostando verso l'Asia che è un po' l'Eldorado che non rispetto. Però ritengo anche che francamente ci sono due canali, cioè c'è quello dell'architettura così veloce nel paese di sviluppo e invece ci sarà anche, ritengo che ci sarà anche un'architettura, uno sviluppo perlomeno del nostro lavoro, della nostra attività nei paesi in Europa dove punteremo sempre più su temi quali la qualità, la sostenibilità e quindi avremo possibilità di fare progetti qualitativamente molto evoluti e di grande qualità. Non c'è un limite, non c'è un mercato nuovo, c'è chi parla del Brasile, chi parla dell'Africa, si parla dell'Asia che ormai è alle porte di ogni studio diciamo così, europeo, chi non ha fatto un progetto in Cina è veramente difficile da trovare. Però trovo che bisogna puntare sulla qualità, fare progetti anche in casa propria, però dei bei progetti di alta qualità e forse anche una sfida del futuro è proprio quella, rimpossessarsi del saper fare bene anche in casa nostra, non solo all'estero. Il saper fare bene è proprio frutto di un mix tra le esperienze e tra i lati positivi che uno riesce a catturare nelle sue esperienze professionali e tra quello che è il background che il paese Italia ti dà, perché fondamentalmente abbiamo un background, basta vedere anche solo dove siamo oggi o passeggiare per un centro storico o semplicemente guardare quella che è la storia del design e del product design, ci portiamo un background che dobbiamo anche difendere e saper mantenere e il filo conduttore in questo passaggio fondamentalmente è tenere il più possibile la qualità anche se questo va a discapito forse di quello che è una logica prettamente di mercato e questo vale anche per la nostra professionalità.